Io approfitto della sua presenza. Allora, una previsione. Secondo lei il suo movimento, una previsione, non ci dica che cosa farà? Ascolterà la gente. Vabbè, ascolterà A la quello che ha gente. detto lei, ascolterà i Starà problemi del con, starà territorio. con Bramanti o starà con il candidato del centro-sinistra? Lei, io Sì. le voglio No, no, bene e la stimo, anch'io e le la voglio. stimo, Anch'io le però le voglio. voglio dire una Però cosa, non me ma lo dica in politichese. Non me lo dica in certamente il fatto politichese. che io la stimi non vuol dire Sì. che io possa dire cose che non... Allora lei esclude che si possa votare per Bramanti il suo Io non movimento? escludo nulla, io ho detto che noi oggi siamo in una fase, e non lo dico, allora o dico menzogne prima, o mento sapendo di mentire, oppure dico la verità. Credo che i tempi siano tali, da quello che è emerso anche da questa trasmissione che lei ha voluto fare su un tema così importante, che il problema vero sia Messina. Quindi che non sia il problema chi fa il sindaco, ma chi fa il sindaco per fare che cosa. Cioè il tema è un altro, cioè se noi non parliamo dei problemi della città, se non andiamo nei quartieri, non andiamo tra la gente, tra i lavoratori, fra i poveretti di Casa Serena, a capire quali sono i temi da toccare, quali sono i temi che devono far parte di un programma. Non possiamo partire Ma lei dall'uomo che continuerà a deve stare al tavolo gestire. col centro-sinistra Ma ci intanto in questo? mancherebbe, io spero che il centro-sinistra stia al tavolo della città, come ci sto stando io. Oggi io sono, veda, disinteressato dalla presenza di poltrone e mi sono messo in panchina a fare l'allenatore e quindi ho gli occhi, ho la mente più serena per poter valutare con terzietà i temi di questa città e non mandare al massacro i miei Quindi giovani, con la terzietà mia starà al tavolo squadra. del centro-sinistra, ma guarderà con l'altro occhio Con Bramanti. terzietà starò al tavolo della città per discutere dei problemi della città e per capire se la mia squadra può dare un contributo a risolvere questi problemi, indipendentemente da chi sarà il candidato a sindaco. Perfetto.